nel vostro ufficio. Vado ad andare a vedere. Perché era dentro lo scatolone l'ultima volta. Se non è su nel coso. Insomma, ci aspettano le formazioni di Cassano, 15, Casalotto, 20, Milanovic, 27, La Bruna, 30, Massanese, 43, Savani, 44, Cavera, 53, Milanovic, 56, Cannavaccio, 67, 77 Gordo, 79 Grazzetti, 81 Pisentini, 85 Mazza, 93 Riva, 99 Panini, allenatore, trainer Davide Gordo. Mancia il Sarcello,
Cari amiche e cari amici della Pallabella, ben trovati qua da Merano, ultima partita casalinga dei Diavoli Neri appena iniziata e c'è subito un tiro dai 7 metri per un fallo fischiato ai danni di Alex Freund, risultato che comunque vede già il Cassano avanti per una rete a zero in virtù della rete di Milanovic dopo 15 secondi di Luca Stricker che segna e sigla subito la rete del pareggio 1-1, 1 minuto e 05 secondi passati, 1-1 con la rete di il capitano Luca Stricker. Si riparte con la formazione del Cassano in avanti, sempre Milanovic che sta impostando in direzione del numero 35, ancora Milanovic, palla persa, interviene Martelli che lancia il contropiede verso Alex Freund, grande calcio di Alex Freund e 2-1 per il Merano. Alex Freund segna la rete del 2-1. Due minuti se ne sono andati, 1-2 del Merano che era passato sotto e ha ribaltato il risultato. Adesso è Milanovic che imposta verso il numero 85, Mazza, capocannoniere del campionato. Milanovic ancora verso Mazza che si eleva, gran gol di Mazza che pareggia. È iniziata molto veloce la partita, Max Prantner verso Bogdan Petricevic, Luca Stricker. La dà l'ala, Max Prantner fa girare e Bogdan Petricevic va a impostare rallentando un po' i ritmi, quindi Bogdan Petricevic duetta con Max Prantner. La formazione meranese, ultimo impegno casalingo dei Diavoli Neri che cercano la sesta piazza ed è Bogdan Petricevic che porta il Merano avanti sul 3-2 con una grande conclusione. Mazza ancora verso Jetz Dimirovic, il numero 53, dal cambio a Milanovic. Il Cassano segue a due punti la formazione dei Diavoli Neri, 22, Cassano 24. Con questa vittoria il Merano raggiungerebbe matematicamente la sesta piazza al termine del campionato. Milanovic, ancora Milanovic verso Mazza, ottima difesa di Felix Freund. Milanovic ancora, Mazza e grande parata di Martelli. Grande parata di Martelli, prima parata del match, il Merano può andare per allungare. 4 minuti se ne sono andati nel corso della seconda frazione, della prima frazione di gioco. Merano 3, Cassano 2. Nonostante l'orario delle 5 c'è grande pubblico qua a Merano. Fermato Luca Stricker, capitano della formazione dei Diavoli Neri. Luca Stricker tenta la penetrazione e segna un grande gol. Grande penetrazione, Jetz Dimirovic, Mazza si gira e gran gol di Mazza anche. ...4-3... Merano. Vediamo Oliver Martini, si riprende con un tiro dai 9 metri. Martini, Petricevic, Stricker, Max Prantner. Ma è per queste due formazioni che hanno davvero poco da chiedere a questo campionato, si gioca più che altro per la gloria. Stricker ancora, Petricevic, Max Prantner e ancora Luca Stricker.
5-3. Terzo gol personale per Stricker. Mazza la dà all'ala e ruba palla ancora Mazza e pareggia, 5 pari. Errore del Merano. Doppietta di Mazza. Già 3 gol per lui. 3 gol per Stricker. Anche se il tabellone ne dà 2. Ancora Luca Stricker. Max Brandner. E segna ancora Luca Stricker, 6-5. Contropiede Merano, Oliver Martini, paratona del portiere numero 99. (ride) 6-5, è il risultato che rimane invariato, se ne sono andati 7 minuti. Il Cassano che si ripropone con il numero 43, Salvati. La dà l'ala, sbaglia la conclusione, quindi Petricevic che va a impostare Luca Stricker, particolarmente ispirato in questi primi minuti. Max Brandner, Petricevic ancora, esce Martini, entra Romei, anzi Andy Stricker. Andy Stricker, autore di un'ottima stagione qui a Merano, dopo aver peregrinato anche lui, ha giocato a Bolzano un paio di stagioni, è tornato e arriva al Passirio. Max Brandner, Petricevic si alza il braccio del passivo, Luca Stricker, grande parata ancora e si può impostare il contropiede. Salvati difende molto bene Alex Freund. Milanovic, ancora Milanovic, fa girare verso Mazza. Poi il numero 77 Dorio, ancora Milanovic, ancora verso Salvati, bloccato dalla difesa meranese. Mazza, salvato Milanovic e pareggia, 6 pari. Quello era provato ad andare in contropiede, il portiere del Cassano era riuscito ad intervenire, ma la palla rimane ancora al Merano. 6-6, 9 minuti e 22 secondi se ne sono andati nel corso della prima frazione di gioco. Petricevic, Brandner, Stricchi, Quello, Juan Pablo Quello, ancora verso Luca Stricker, verso Max Brandner, difende molto bene, grandissimo gol di Max Brandner, Merano torna avanti 7-6 con una grandissima rete di Max Brandner. Adesso è il Cassano. Cassano che è autore di un ottimo girone di ritorno, all'andata aveva sofferto, ricordiamo il risultato dell'andata, era terminato in parità a Cassano. Ancora verso Mazza, verso Salvati, grande conclusione, grande intervento di Martelli, seconda parata di Martelli.
fischiato lo sfondamento a Stricker, quindi nulla di fatto. Il Cassano con Mazza, dicevamo la formazione è allenata da Mister College, autore di un ottimo girone di ritorno, formazione giovane che sta crescendo. Merano para Martelli, dicevamo il Merano 22 punti in classifica, 20 punti il Cassano, valeggiano ormai da diversi mesi sarebbe per dire in posizione di sicurezza, lontano dalla zona playout. Grandissimo gol di Mazza che pareggia, 7 pari, quarta rete per Mazza. Errore al tiro di Max Prantner ed è ancora Mazza. Dicevamo, queste due squadre hanno poco da chiedere al loro campionato, in un cambio c'è solo l'onore della sesta piazza, il Merano vincendo la raggiungerebbe matematicamente. Ultimo impegno, il Merano andrà a Sassari. Altra confusione ancora, errori da una parte e dall'altra. Possibilità di contropiede vanificato, poi appoggio sbagliato, il Merano può andare per allungare. Petricevic centra il portiere in pieno, Bogdan Petricevic. ...12-48, nulla di fatto, 7 pari tra le due formazioni. E anche per il prossimo anno si diceva il campionato avrà i playoff a 4 squadre, probabilmente una soluzione con il playoff a 8 darebbe più interesse anche alla manifestazione, perché come partite come queste effettivamente, o come anche quelle delle settimane scorse, per le formazioni sicure della permanenza in Serie A e fuori dal giro playoff si diventano poco più che degli allenamenti. Mazza ancora, Jez Dimirovic salvato, Mazza, Jez Dimirovic, grande conclusione, grande parata di Martelli, quarta parata di Martelli. Palo di Stricker. Vediamo, rimasto a terra un giocatore del Cassano, speriamo che non si tratti di nulla di grave, vediamo. Applausi per l'ala del Cassano. Il numero 55, 56, si tratta di Panarotto. Entra al suo posto l'81 Visentin. Sette pari, 13 minuti e 50 se ne sono andati.
53 Milanovic, Jezdimirovic, ancora verso Salvato, Salvato, Milanovic, e bellissima rete, 7-8, allunga ancora la formazione ospite dal 5-3 Merano, si è passati al 7-8, quindi un parziale importante di 5-2. Stricker, Petricevic, ancora Max Brantner, Luca Stricker, Max Brantner, difende molto bene la formazione del Cassano, Merano fa fatica a depenetrare. Verso Queglio, gran gol di Queglio, prima rete per lui, mentre scocca la metà del primo tempo Merano riagguanta la parità con Juan Pablo Queglio. Quindi 8-8. Prima rete per Juan Pablo Queglio, il giocatore più prolifico delle file dei Diavoli Neri nel corso di questa stagione. Jezdimirovic ha salvato, la difende il Merano, salvato Jezdimirovic, fischiato un tiro dai 7 metri a favore della formazione ospite. Non era d'accordo la difesa meranese ed è Mazza contro Martelli. Mazza il capocannoniere di questo campionato contro Martelli. Vediamo Mazza, Martelli, e Mazza lo beffa con un pallonetto. Torna avanti il Cassano. Entra Durmalder, Aaron Durmalder, al posto di Luca Stricker. Max Brantner, Bogdan, Max Brantner, fermato così Aaron Durmalder, difesa molto aggressiva quella della formazione lombarda del Cassano. Ancora Max Brantner, contropiede lanciato, Martelli, Martelli, gran gol del numero 81, Visentin, 8-10. Merano che dopo essere partito bene sta accusando il colpo. Cassano, formazione molto quadrata, difende molto bene Durmalder, e accorcia, grande passaggio di Max Brantner verso Andy Stricker, ma si è già dall'altra parte. Gran gol, tiro di Jezdimirovic, para Martelli, parata vanificata dal fischio dell'arbitro. Minuti se ne sono andati nel corso di questa prima frazione, partita sostanzialmente in equilibrio, meglio il Merano nei primi minuti, poi il Cassano sembra aver preso le misure, sostanziale equilibrio 9-10, possesso palla per la formazione ospite. Ancora 44 Milanovic,
parata di Martelli, molto bella, sesta parata per lui. Durnwalder, gran gol di Queglio, il Verano raggiunge la parità. Secondo gol di Quello, Wampi come lo chiamano, vediamo, è entrato anche Tommaso Romei. Dieci pari, Merano che dopo essere stato sotto 8-10 ha raggiunto la parità. Milanovic, ancora Milanovic, para ancora Martelli. Aaron Durnwalder, un po' di confusione in questo frangente. Prantner, Petricevic, uscito Stricker dopo essere partito bene con 4 reti. Verso Freund, grandissimo gol di Freund, e il Merano passa avanti. Gran bel gol, è andato a togliere le ragnatele dal cosiddetto incrocio Alex Freund, giocatore il cui futuro è ancora incerto, ma sono molti giocatori dal futuro incerto nelle file del Merano. Qualche partenza annunciata, qualche arrivo annunciato. Ancora il numero 27, la Bruna. Milanovic interviene molto bene, la difesa meranese. Ancora la Bruna verso 57 e ancora Martelli che para, e para ancora Martelli, doppia parata, doppia parata di Martelli. Ed è Max Prantner. Merano piazza un parziale di 4-0. Doppia parata di Martelli, ha dato là al contropiede meranese la bella rete di Max Prantner. Merano si porta avanti 12-10, parziale di 4-0, ricordiamo era sotto 10-8. Mazza, la Bruna, ancora Mazza al 44, Caver, la Bruna, Mazza, la Bruna ancora, fatica, si alza il braccio del passivo. Passivo alzato, difende bene il Merano in questo frangente. Ancora la Bruna. Alex Freund difende. Bella difesa di Alex Freund. Dovranno andare alla conclusione. Mazza. E ancora Martelli. Ancora Martelli. 10 parate per il portierone meranese. Autentico baluardo in questo primo tempo. È la sua 74esima presenza questa con le maglie dei Diavoli Neri per Lorenzo Lollo Martelli.
che sappiamo sarà destinato a lasciare la formazione del Merano, lascerà qui tanti amici, tanti bei ricordi a Merano. Lollo Martelli, gran gol di Queglio, e il Merano allunga 13-10 con Juan Pablo Queglio. 5-0 di parziale. Le parate di Martelli hanno dato là alla ripartenza del Merano, al break di 5-0. Se ne sono andati 24 minuti nel corso della prima frazione. Time out chiamato da Mr. College. Parate per il portierone Lorenzo Martelli del Merano, la torsida meranese per l'ultimo match, ha ammonito College. Lorenzo Martelli in questi anni in cui è rimasto qua a Merano ha fatto veramente progressi da gigante, lascerà il posto al giovane talento Colleluori. Milanovic, Mazza, ancora Milanovic, Mazza, salvato, Mazza, Dorio, ha rimesso la formazione con cui aveva iniziato il match Mr. College, Mazza, salvato, conclusione alta. Visentin, pallonetto millimetrico di Visentin, allunga ancora, 6-0 di parziale. Quindi 5 minuti al termine della prima frazione, il Merano che allunga sul 14-10. Milanovic, Mazza, difesa meranese che sembra aver sistemato alcuni meccanismi. Mazza, è rientrato anche Glisi col numero 30, salutiamo anche il rientro di in prima squadra dopo un anno e mezzo dall'infortunio al ginocchio e la ricaduta. Glisi di nuovo in campo, una ottima notizia per i Diavoli Neri. 2 minuti ai danni di Bogdan Petricevic. Reo, secondo il direttore di gara, di aver affossato l'avversario. 4 minuti e 29 secondi al termine della prima frazione. Ricordiamo il risultato: Merano 14, Cassano 10. Primo tempo molto equilibrato sino all'8-10. Poi negli ultimi 5-6 minuti il Merano ha operato un break di 6-0 portandosi avanti a più 4. Partita comunque tutt'altro che chiusa. Salvato, Milanovic, Mazza, ancora Milanovic, Mazza, e questa volta non sbaglia, 14-11. Quindi si riporta sotto la formazione del Cassano. Entra Durwalder, Glisic, Max Brandner nel ruolo di centrale.
ovviamente giocano con l'uomo di movimento in più, Max Brandner, Glišić, Aaron Durnwalder, ancora Glišić. Bel passaggio all'ala e non sbaglia Bisentin, Luca Bisentin, rete molto bella e molto importante. Giovanissimo Bisentin si dimostra un'ala dalle alte capacità realizzative. Mancano 2 minuti e 50 al termine della prima frazione, Merano 15, Cassano 11. Traversa colpita da Salvato, la palla rimane ancora in possesso della formazione Amaranto. Ruba palla molto bene la difesa meranese, e squadre che sono di nuovo al completo. Durnwalder, Max Brandner, Dragan Glišić, ora Max Brandner, Glišić, Durnwalder, la da Glišić, importante che acquisti minuti Glišić, e c'è la rete di Dragan Glišić, torna a segnare 16-11, più 5 Merano. Con una bella firta di corpo è riuscito ad entrare, quindi torna più 5 o va più 5, massimo vantaggio del match Merano, 1 minuto e 40 al termine della prima frazione. Mazza aveva sbagliato il passaggio, probabilmente aveva commesso anche infrazione di passi, ma non erano dello stesso parere gli arbitri. La Bruna, gran conclusione di La Bruna. Quindi 16-12, entra Max Brandner nel ruolo di centrale. Brandner, Durnwalder, Glišić, ancora Durnwalder, grandissima rete di Tommaso Romei. Grandissima rete di Tommaso Romei per il 17-12, Merano più 5 ancora. Dieci secondi ancora al termine della prima frazione, ancora La Bruna da Mazza. E finisce qui la prima frazione di gioco con il Merano avanti 17-12. Un bel Merano che ha sofferto il giusto, era sotto 8-10, poi ha messo un parziale pesante di 6-0 che ha cambiato le sorti del match. Adesso il Merano si conduce 17-12 più 5. Diamo la linea allo studio, ci sentiamo fra circa 15 minuti per il secondo tempo.
Tutto pronto per la seconda frazione di gioco. Ricordiamo il risultato con il quale le squadre sono andate a riposo, che vede la formazione dei Diavoli Neri avanti per 17-12. Partita da fine campionato. Partita da fine campionato, dicevamo, con belle giocate, svarioni, con due squadre che hanno poco o nulla da chiedere alla finale di questa stagione. Un po' per mettersi in mostra qualche giocatore, adesso rivediamo rientrare il capitano Luca Stricker. Primo tempo ha giocato 10 minuti. Si parte, primo possesso per la formazione dei Diavoli Neri del Merano. Luca Stricker, Max Prantner, Queglio, Martini, Petricevic e Alex Freund, gli effettivi. Bogdan Petricevic, Luca Stricker, vediamo che difesa attuerà la formazione di Cole, 5-2, 4-2 in questo avvio. Vediamo Petricevic da Max Prantner, ancora verso Luca Stricker, verso Max Prantner e segna Merano, va 18-12, massimo vantaggio Max Prantner. Palo colpito dalla formazione del Cassano, il Merano si può riporre, riesce a recuperare in extremis Luca Stricker, era una palla, un errore, stava per perdere palla la formazione meranese. Più 6, se n'è andato il primo minuto di gioco della seconda frazione di gioco. Max Prantner, vediamo Stricker, gran gol di Luca Stricker, 19-12, Merano vola più 7. Conclusione di Mazza, fischiato un tiro dai 7 metri. Era stato anche fortunato che sulla ribattuta del muro la palla era rimasta lì, era riuscito ad approfittarne Mazza. Merano conduce più 7 di 7 reti, adesso il numero 53 Jez Dimirovic contro Martelli. Non sbaglia e accorcia 19-13. Nulla di fatto, Max Prantner, contropiede, Mazza, Merano è già impostato in difesa di nuovo. Accorcia ancora a 19-14 la formazione del Cassano. Petricevic, 20-14, gol da una parte e dall'altra. In questo avvio, in questi primi 2 minuti e 40 secondi, Jez Dimirovic, la Bruna, Mazza. Milanovic. Più 6, Merano. Aveva raggiunto il massimo vantaggio di più 7. La Bruna, Mazza ancora, conclusione abbondantemente sbagliata, Merano che rimposta, Juan Pablo Queglio, detto Wampi, un gol dei suoi, in potenza, in velocità, Queglio, e chiama subito time out Mr. College, dopo poco più di 3 minuti, Merano torna a più 7. Quarta rete anche per Juan Pablo Queglio, 5 reti per Luca Stricker, 3 reti per Max Prantner, 2 per Alex Freund, 2 per Visentin, 1 per Stricker, 1 per Glisic
e una forse sicuramente, togliamo il forse, la più bella in caduta in giravolta del pivot Tommaso Romei. Letti Paletti, così chiamato Marcus Lečka, incita il pubblico, invoca la ola. Pubblico abbastanza numeroso qua a Merano, nonostante la partita abbia poco da chiedere a questo campionato. Merano che qualche rimpianto lo deve avere. Merano che se l'è giocata alla pari, non ha fatto punti, o perlomeno con le squadre che sono nei playoff, tolto il pareggio casalingo contro il Brixen, poi ha perso sia col Fasano che con il Conversano, il doppio confronto, ha perso in casa con Sassari, andrà a Sassari la prossima settimana, soprattutto ha perso il doppio confronto con la formazione del Pressano. Poi tanti punti, tante vittorie con le squadre che sono sotto in classifica. Mazza, contropiede avviato del Merano, si torna indietro, perso l'attimo di Bogdan Petricevic per rilanciare. Max Brandner, subisce l'intervento di Milanovic e Oliver Martini. Queglio, Stricker, si sono invertiti e gol ancora di Luca Stricker, 22-14. Fischiato tiro dai 7 metri. Parata, grande parata di Martelli, che para anche il 7 metri a Mazza. Lollo Martelli, dodicesimo intervento al suo. Queglio e Prantner si sono sostituiti, Queglio terzino, Prantner ala. Jürgen si diverte a sperimentare. Luca Stricker ancora verso Bogdan Petricevic. Alex Freund, Bogdan Petricevic, palo di Queglio, un palo interno, la palla attraversa lo specchio della porta e torna fuori, poteva essere la rete del più 9. Carambola accorcia 22-15. Queglio, ancora Queglio, 23-15, gol da una e dall'altra, difese saltate, quinta rete anche per Queglio. Stagione decisamente altamente positiva la sua qui a Merano, prima stagione a Merano per Juan Pablo Queglio, proveniente da Siracusa, è stato uno dei giocatori più incisivi, più prolifici della anzi il più prolifico della formazione di Jürgen Prantner. Milanovic, Kaber, gran gol di Kaber, ancora Queglio, Max Prantner, Queglio si è già in velocità dall'altra parte, Luca Stricker, gran gol di Alex Freund, 24-16. Terzo gol anche per Alex Freund, più 8 Merano. Milanovic, la Bruna, Mazza, ancora Mazza, la Bruna e ancora Martelli. Grande
grandissima azione e grandissimo gol di Luca Stricker per Alex Freund. Altro gol da circoletto rosso, più 9 Merano. Su assist dietro la schiena, è Accademia. È Accademia. 25-16, 8 minuti e 21, Merano conduce di 9 reti di vantaggio. La Bruna, incontenibili gli Avoli Neri questa sera in questo momento. Mazza, Milanovic, gira ancora la Bruna, Milanovic, non sbaglia la Bruna. 25-17, contropiede Queglio, grande parata del portiere del Cassano. Nove minuti se ne sono andati nel corso della prima frazione, Merano conduce 25-17. La Bruna, Milanovic, Mazza. Milanovic. Ancora Martelli. E ancora Freund. Cinque gol per Alex Freund, 5 su 5 al tiro per l'ala meranese. Cresciuto tantissimo in questi anni Alex Freund. La premiata ditta Freund e Luca Stricker. 11 gol in 2. Ma sta giocando bene tutto il Merano oggi. E ancora Martelli. Quindicesimo intervento per lui. Percentuali che raggiungono quasi il 50%. Ed esce dando il cambio a Coppola. Salutato Martelli. Max Brandner, Luca Stricker. Fischiato, una difesa in aria e i suoi danni. Quindi tiro dai 7 metri. Il numero 39 Meranese. Parata la sua conclusione. Merano che non raggiunge la doppia cifra, rimane a più 9. Tratto Coppola tra i pali. Ancora Coppola, vediamo Milanovic, salvato, la Bruna, salvato, Milanovic, salvato, intercettato momentaneamente il passaggio di Milanovic, ma ancora la Bruna, gran conclusione, 26-18 più 8. Queglio verso Max Brandner. E Max Brandner, 27-18. Torna più 9 il Merano. 12-40 nel corso della seconda frazione di gioco. Merano conduce di 9. Partita saldamente in pugno della formazione dei Diavoli Neri. La sua ultima in casa
della stagione, una vittoria che vorrebbe dire sesto posto. La Bruna verso Salvato, fischiato un fallo di piede. Salvato, la Bruna, ancora la Bruna, dovrebbe alzarsi il braccio del passivo Milanovic, infatti è così. E grande parata di Coppola. E Max Prantner porta più 10, 28-18. Più 10 quando mancano 15-16 minuti al termine della prima frazione. Partita in equilibrio sino all'8-10, il Merano ha preso via via le distanze, ora conduce più 10. La bella parata di Coppola, contropiede suggellato da Max Plantner per la sua sesta rete personale. Entrano un po' i giovani anche nelle file del Cassano, Milanovic. Salvato. Si alza il braccio del passivo, ancora Salvato, Milanovic. E segna, classico golonzo, Quello. Petricevic verso Prantner. ...29-19... ancora Max Prantner, settima rete per lui, top scorer. Mancano 14 minuti e mezzo. La torcida meranese sta gridando a gran voce. Ultima partita della stagione, ancora Milanovic. La dà Kaber. Grande pallonetto millimetrico, 29-20, accorcia ancora il Cassano. Più 9 Merano, partita che si avvicina verso l'ultimo quarto. Petricevic da Quello, tiro dai 7 metri fischiato a favore del Merano, e Quello che va sul punto di battuta. Quello 5 reti per lui, l'ultimo rigore poco fa l'ha sbagliato Luca Stricker. E Quello non sbaglia. Merano che torna a più 10. 30-20. Milanovic, Salvato, Milanovic, il numero 79, si tratta di Brazzelli, ancora Salvato, Milanovic, Kaber, parata molto bella di Coppola, ma due minuti ai danni di Andy Stricker. Coppola, due parate per lui molto belle. Coppola contro Mazza.
Non sbaglia Mazza, 30-21. Vediamo un po' di cambi nelle file meranesi: Durwald, Romei, Glisic, Queglio, Prantner, ancora Glisic, ancora verso Wampi, Queglio, Durwalder. Verranno in inferiorità numerica Max Prantner e c'è la rete, una kempa di Aaron Durwalder, 31-21, Max Prantner per Durwalder. Bella kempa, difficile trovare i gol belli perché sono stati veramente da una e dall'altra, gol e parate spettacolari. Milanovic accorcia ancora, più 9 Merano. 11 minuti al termine, 34 secondi di inferiorità numerica per la formazione meranese. Glisic, Durwalder, Queglio, ancora Durwalder, Queglio. E perde palla malamente, 31-23. Merano si era sempre mantenuto avanti di 10, adesso un brutto errore proprio sul finire della superiorità numerica per la formazione meranese e quindi accorcia sul più 8 Durwalder, Queglio. Ed è gol di Dragan Glisic, 32-23. E si entra negli ultimi 10 minuti di gioco. 32-23. Milanovic. Milanovic ancora salvato, Milanovic salvato, era un evidente fallo, sì, probabilmente, forse era fuori aria, è stato fischiato un tiro dai 7 metri, Mazza ancora contro Coppola, Coppola era riuscito a intervenire, mancano 9 minuti. E questa volta sbaglia, colpisce la traversa Mazza, quindi Merano rimane a più 9, ritorna in possesso palla. Durwalder, Queglio, Glisic, Max Prantner, ancora Glisic. Ancora Queglio, Wampi Queglio. Ha subito fallo, non è stato ravvisato, ha tirato praticamente bloccato Queglio. Salvato già dall'altra parte. E c'è la pallonetto del numero 75 del Cassano. Glisic conclude malamente, 32-24, più 8 Merano, salvato. Grandissimo lancio per Queglio, ma che pallonetto di Coppola per Queglio, millimetrico, 33-24. Ancora Juan Pablo Queglio.
22-30, quindi 7 minuti e 30 al termine della partita. Merano 33, Cassano 24. Milanovic, la Bruna, Milanovic, duettano i due, ancora la Bruna, tenta di andare alla conclusione, finta di corpo e non sbaglia, 33-25. Si è già dall'altra parte in velocità Max Brandner verso Glišić e non sbaglia neanche dall'altra. 34-25 più 9. Terzo gol per Dragan Glišić. Salutiamo con favore il suo rientro in campo, mancava al Merano anche le sue conclusioni. Cassano avanti adesso con Milanovic, ancora la Bruna, difende il Merano molto bene Borghi. È stato bloccato prima di la penetrazione, è stata bloccata di Borghi, la Bruna, ancora Borghi, grandissima parata sulla conclusione, altro contropiede, ancora Quello tutto solo e non sbaglia Juan Pablo Quello, 8 reti, top scorer, torna a più 10 il Merano. Wampi, come viene chiamato qua in riva al Passirio dagli amici, 8 reti per lui. Cinque minuti abbondanti al termine del match. La Bruna, Kaber, Milanovic, palla persa, entra Felix Freund anche ed entra Meletti. Buona la prestazione dei portieri meranesi, anche Coppola, autore di alcuni interventi molto belli. Più 10 Merano, Glišić, Quello, grandissimo gol, grandissimo gol, 36-25 Durnwalder. Volante con Quello, oggi qui si fa veramente fatica a trovare il più bello. Due Kempa, la girella da Di Romei, Merano va a più 11 e ruba palla Visentin, tutto solo Visentin e non sbaglia, Merano vola sul più 12. Quattro minuti al termine, Merano 37, Cassano 25. Prestazione di spessore in questo secondo tempo dei Diavoli Neri, sotto sull'8-10, poi hanno ingranato la marcia in più, sono andati in rete un po' tutti. Borghi, Milanovic, non sbaglia Milanovic, 37-26, più 11 Merano. 3 minuti e 30 al termine del match. Merano schiera un terzetto al centro inedito con Felix Freund, Aaron Durnwalder. Ruba palla Durnwalder, avevano tentato un'altra azione spettacolare, avevano perso palla, poi Durnwalder era riuscito a recuperarla. Sta di fatto che rimane in possesso palla Merano, mancano 2 minuti e 50 al termine. Merano conduce 37-26, partita ormai a poco da dire. Durnwalder, Glišić, deviato, la sua conclusione
di Dragan Glišić, ancora Felix Freund. Glišić, parata sulla conclusione di Aaron Durmalder. 2.30 al termine, la Bruna ruba palla Visentin, ma aveva commesso fallo in precedenza. Glišić, è entrato anche Max Prantner in questo momento. 2 minuti al termine. La Bruna, e la Bruna accorcia 37-27, quarto gol per la Bruna, 1 minuto e 45 al termine. Merano che dopo aver toccato il massimo vantaggio a più 12, ora conduce di 10 a 1 minuto e mezzo al termine della partita. Durmalder ancora. Ha tentato la conclusione Glišić. 1 minuto e 15, salvato. È stato fischiato un fallo, quindi gol non valido, rientra Freund Felix. Si entra nell'ultimo minuto di gioco del campionato meranese, che termina qua in riva al Passirio. Ultimo impegno dei Diavoli Neri davanti al loro pubblico, e Paramar Meletti, un intervento anche per lui, grandissimo lancio di Durmalder e Tommaso Romei, pubblico in piedi che incita, tutto il pubblico in piedi. 38-27, 30 secondi al termine, standing ovation per il pubblico meranese che festeggia. I Diavoli Neri danno appuntamento alla prossima stagione, una prossima stagione che tante voci di mercato, tante voci sul prossimo anno, ma ancora nulla di fatto. La partita termina qui, mancano un secondo al termine, ecco, ci sarà un tiro franco, si salutano. E finisce qua, termina con la vittoria del Merano, 38-27, una lunga stagione in riva al Passirio, l'ultima era l'ultimo impegno, il Merano vince col Cassano, raggiunge quota 24, conquista il sesto posto in questo campionato, si congeda nella maniera migliore davanti al proprio pubblico. E c'è l'ultimo impegno ancora, ricordiamo, fra 7 giorni in quel di Sassari per i Diavoli Neri, ma come dicevamo la stagione termina qui. Da Merano è tutto, Walter Taranto vi saluta, buona pallamano a tutti e alla prossima.